E anche i 364k li abbiamo ittati. Ragazzi, siamo già a metà per i 365. Conto su di voi, iscrizioni in questo periodo fondamentale. Siamo sotto Brawl Talk, ragazzi. Mi raccomando, conto su di voi. Ehi, la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars per vedere un pochettino con voi, toccare un pochettino con voi la situazione pre-Brawl Talk. C'è hype nell'aria, c'è anche un po' paura che abbiano fatto dei disastri, ma ci arriviamo con calma. Appunto, innanzitutto vi ricordo che è già uscito un video col Raxorone, andatelo a vedere, è questo qua, mi raccomando. Potrebbe essere l'inizio di una nuova serie, quindi supportate il video e supportate anche questo video, che ragazzi, insomma, potrebbe essere l'ultimo video prima del Brawl Talk. Quindi sotto con i like, mi raccomando, anche un commentino per farmi sapere voi, insomma, che sensazione avete dopo quello che vi sto per mostrare. Ecco, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con questa cosa. Sbadabam, questa che vedete qua è la miniatura della premiere del Brawl Talk che è uscita poco fa. Adesso vi zoomo i vari elementi che ci interessano e man mano andiamo a ragionarci. Anche se, colpo di scena, vedo solo adesso che la miniatura è cambiata. Ma what? Beh, cominciamo ad analizzare questa, poi vi faccio vedere anche la miniatura che hanno modificato. Vabbè, partendo a sinistra abbiamo questo nuovo logo della Power League. Almeno così sembrerebbe palesemente, essendo questo attualmente il logo della Power League. Insomma, ha tutta l'aria di essere un rework. Però, analizzando bene questo logo, sinceramente ho un'altra teoria che probabilmente è la più plausibile. Cioè, che questo sì, potrebbe essere un richiamo a un eventuale nuovo logo della Power League. E effettivamente questo aggiornamento potrebbe basarsi sulla Power League, ma quella probabilmente è l'icona che avrà il gioco. Sapete che in ogni update l'icona cambia. Ecco, questa potrebbe essere la nuova icona che avrà Brawl Stars. E posso dire che è fighissima. È una delle più belle che io abbia mai visto, probabilmente. Anche se ho già parlato con Graxone e Gigione, e Gigi mi ha detto che assomiglia alla bandiera della Francia. Quindi, non lo so, ad alcuni potrebbero piacere. Però sono sicuro che si ricorderanno anche di noi italiani e faranno una bella icona a forma di pizza un domani. Beh, che dire su questo, ragazzi? Hanno fatto il rework della PL? Io non vedo l'ora di vederlo, non vedo l'ora di reagirlo insieme a voi, perché, sapete, o hanno fatto qualcosa che veramente svolta completamente Brawl e Brawl veramente, ragazzi, esploderà, oppure hanno fatto un disastro. E secondo me, devo essere sincero, vedendo cosa hanno fatto con il Mega Pig, è più plausibile come possibilità. Cioè, disastro. Sicuramente non hanno peggiorato la situazione, però a fare un rework fatto come si deve, raga, sarà veramente difficile. Lo analizzeremo poi come si deve, ripeto. Poi vabbè, al centro c'è questa sagoma nera con il punto interrogativo. Cosa volete che sia mai? Sarà sicuramente un nuovo brawler, a meno che non sia proprio una skin di quelle stranissime. Però mi sembra proprio come forma, come sagoma, molto diverso, ok? Sembra un brawler piuttosto filiforme. Non capisco se è un robot proprio o se è un umano, il che ci potrebbe anche stare. Forse è più plausibile un umano, perché in alto sembra avere una sorta di ciuffetto che li sbuca. Però non sembrano capelli. Potrebbe essere qualcosa di... Ah beh, fosse un'antenna, potrebbe essere magari effettivamente un robottino. Vabbè, non ci interessa. Vogliamo vedere poi, al di là dell'aspetto estetico, la sua meccanica. E anche questa la vedremo poi durante il Brawl Talk. Mentre l'elemento di destra è quello che più controverso. Allora, hanno cambiato la miniatura da quello che vedo, perché ce n'è una appunto con la faccia di Dani, che però cambia anche, e ogni tanto ce n'è una con la faccia di Marzio. Come fanno a cambiare così a caso le miniature? Non capisco. Vabbè, non ve le sto neanche a mostrare quelle di Dani e di Marzio. In una c'è Dani vestito da principessa e nell'altra c'è Marzio vestito da boh, che non capisco che cosa sia. Ah, però è possibile reagire a una mini clip di trailer. Ok, vediamo al volo che cosa succede. Facciamo un po' play. Oh, I didn't know you were already waiting for Brawl Talk. While you're waiting, don't forget to like and subscribe. See you tomorrow. Ok, allora, lo sfondo è arancione e ci sono i classici teschietti, quindi non ci sono elementi particolari che ci fanno capire qualcosa. Loro sono vestiti in maniera monocromatica, non hanno assolutamente loghi, anche se appunto il rosa di Dani riprende il suo vestito da principessa e il grigino di Marzio riprende il suo vestito, che non ho capito da cosa sia, che si vede in miniatura. L'unica cosa che ci fanno capire è... Eccola qua! Qua si vede la miniatura di Marzio. Boh, da cos'è vestito? Potrebbe essere vestito dalla skin di Edgar, che è quella che vi ho mostrato prima. Ma ci arriviamo a quella. Allora, l'unica cosa che ho notato è che a un certo punto arriva una zanzara e la schiacciano con la mano, perché evidentemente... una zanzara, insomma un insetto, ci potrebbe essere un qualcosa a tema insetto.
tutto in questo Brawl Talk. Fatto sta che il titolo è Brawl Talk hashtag Send Soft Time Teaser See You Tomorrow. Quindi ci vediamo domani, ok? Send Soft Time si traduce come tempo morbido di sabbia. Non so che cosa sia, ragazzi. Sarà qualcosa a tema sabbioso e infatti qua arriviamo al discorso principale di questa reazione a questa miniatura, cioè la skin di Edgar. Quella lì è palesemente una skin di Edgar ed è la stessa skin di Edgar che abbiamo visto nel video di Lex, quindi Lex ha fatto un mega spoiler, ragazzi, ma una roba ignorantissima, e a cui ho reagito in questo video, quello dove abbiamo parlato di Time to Explain, del podcast che c'era stato, eccetera, eccetera. Non sto a rispiegare tutte le varie skin di chi potrebbero essere, eccetera, eccetera. Se volete andatevi a recuperare direttamente, questo è il mio video che vi ho menzionato poco fa, però come minimo qua in ballo ci sono 5 skin. Se venissero considerate anche quelle good randoms, ragazzi, potrebbero essere già 8 skin spoilerate easy peasy, cioè tanta robetta, eh. GG Alex, io non ho idea di dove abbia trovato queste skin, però ragazzi, questa qua è palesemente quella di Edgar nella miniatura. Ah, comunque questa cosa delle tre miniature, ho capito da cosa è dovuta. Praticamente c'è una nuova funzionalità di YouTube che permette di caricare tre versioni della stessa miniatura. Ma che figata! Ma che figata allucinante! Vabbè, fatto sta, ragazzi, che c'è un ultimo elemento di questa miniatura su cui dobbiamo ragionare, ed è il più importante di tutti. Sotto quella che appunto sembrerebbe essere l'icona dell'app c'è questo castello, sembrerebbe, credo che sia un castello. Allora, le possibilità secondo me sono due. Faccio totalmente speculazioni su questa roba. O è appunto un castello, e allora tutta la teoria del castello, che appunto verrà completato finalmente, il trio del castello, Ash, Grom, sarà vera, che figata, ok. Se non sapete cos'è la teoria del castello, ne ho parlato in questo video molto tempo fa. Ma a vedere la punta delle tre torri, quindi quelle sorte di palline, sembra un po', insomma, il tema arabo, diciamo così, quelle bellissime strutture arabe. Adesso non mi viene in mente il nome preciso, magari scrivetelo nei commenti. E di conseguenza tutto il filone che avevamo visto con il primissimo pass, ragazzi, il pass bazar. Quindi la sto proprio ipotizzando, la sto proprio sparando di brutto, ragazzi, che questo sia un comeback del tema bazar. Cioè, questa cosa mi viene confermata non solo dal castello, ma anche dalla skin di Edgar, che effettivamente è molto a tema bazar, si sposerebbe molto bene. E tre, da una cosa molto semplice, cioè Brawl dall'ultimo aggiornamento ha cominciato a fare i pass mensili. Quindi sì, per carità, hanno fatto il primo pass a tema Startoon, il secondo pass a tema Anno del Drago, si facevano da soli quei pass, ok, perché l'Anno del Drago, ragazzi, c'è l'evento adesso in corso, ma dovendo droppare durante l'arco di un anno non più 6 temi pass, ma 12 temi pass, insomma, io sono convinto che il team di Brawl abbia tante idee. Però dover raddoppiare le idee per i pass potrebbe essere complicato. E quindi potrebbero arrivare dei rework. Spero che siano dei rework, che non mi facciano il copia e incolla delle vecchie season. Anche se, oddio, ci potrebbe stare anche un comeback alle vecchissime season. Vabbè, insomma, un rework o comeback del tema bazar. E ragazzi, vi dirò di più. Spulciando i social, mi sento di scartarla quasi completamente la teoria del castello e buttarmi a capofitto sulla teoria del bazar. Perché sulla pagina ufficiale di Brawl Stars è stato twittato questo tweet che mostra una clessidra e, insomma, vari elementi che lasciano tutti intendere che questo sembrerebbe essere proprio un bazar, ragazzi. Ripeto, qua stiamo facendo veramente tantissima speculazione, ragazzi. Io, ovvio, nel momento in cui sto parlando con voi, il Brawl Talk non l'ho visto, devo ancora reagirlo, non so nulla, ma sono in hype. Spero che lo siate anche voi, ragazzi, perché questo aggiornamento è veramente importante, non solo perché non esce uno da tanto tempo, ma perché abbiamo parlato della situazione per quanto riguarda Brawl, sappiamo il trend che ha il gioco in questo momento, e quindi, insomma, spero che tutti vogliamo vedere Brawl andare sempre meglio, non di sicuro peggiorare, ecco. Quindi, boh, vediamo un po' come va. Io sono in hype, ripeto, e con questo video è tutto, ragazzi. Noi ci aggiorniamo molto presto, cioè, se non siete iscritti al canale, ragazzi, peggio per voi, veramente. Un saluto a tutti e ciao belli!